Via il dente, via il dolore. Ciao ragazzi, da Langa Studios, Luca, oggi vi presento un nuovo sito. No, via dente, via dolore, non è un sito di un dentista stavolta, ma un sito di un architetto, un sito di uno studio di architettura. Allora, vediamolo subito. Quindi, un lavoro sviluppato per uno studio di architettura che aveva la necessità di mostrarsi in maniera congrua sul web, presentare i propri lavori. Questa è stata un po' la nostra idea di realizzare un sito che potesse esprimere il concetto di bellezza di architettura, prettamente visivo, in cui le foto e le immagini fossero protagoniste principali. Abbiamo un full width per le immagini, quindi lavorate a tutto schermo. Per questo abbiamo ideato un sito lavorato in Ajax, quindi una tecnologia veloce, reattiva. Quando chiamo il sito lo devo vedere subito, bello, grande, font bastoni, dritti, rigidi. Mi piace questo sito. Visivamente comunque sempre appagante e con movimenti armoniosi. Clicco, transizioni, loda e mi presenta un nuovo progetto. Un sito portfolio. Progetto in cui abbiamo collaborato a stretto contatto col reparto fotografico. Quindi abbiamo realizzato alcune delle fotografie che vediamo qua sul sito, alcune ci sono state date dal cliente, erano a risoluzione più bassa, abbiamo cercato di fare quello che potevamo, ma comunque abbiamo realizzato diversi servizi in diversi luoghi che sono stati progettati quindi dal cliente. Abbiamo cercato di esaltarne le caratteristiche principali in relazione a ciò che viene mostrato comunque nel web, quindi parliamo di architettura, shooting fotografici per architetti, quindi linee sempre dritte, grande lavoro di post-produzione. Faccio la fotografia, gli elementi devono essere tutti messi nel posto giusto, niente polvere. Purtroppo prima di fare servizio fotografico si pulisce, si ordina, si fa lo scatto, si regola la macchina, si porta in studio e si raddrizzano le linee affinché la fotografia sia più architettonica possibile. Non volontà del cliente di togliere le prese, non volontà del cliente di togliere alcuni elementi, scelta del cliente. Più reale è la fotografia, concordiamo, più il cliente avrà meno dislivello quando vedrà il lavoro progettato dal cliente stesso rispetto alla fotografia che ha visto sul web. Fotografia nitida, pulita, ordinata, dritta, architettonica, ma non troppo pasticciata, non troppo finta, non foto da rivista. Si è dovuto concentrare gli aspetti trattati dal cliente, ovvero una progettazione architettonica e la sicurezza. Questa è, diciamo, la parte bivalente del sito. Due lavori che comunque fanno della precisione il loro punto cardine. Infatti nel nostro lavoro web, nel lavoro di web design, l'estrema accuratezza ha giocato un ruolo, diciamo, fondamentale. Quindi attenzione per il dettaglio a livello anche web. Dal punto di vista editoriale, i testi sono stati redatti con la supervisione del cliente, pochi, brevi, concisi, ma comunque che hanno fornito indicazioni sui lavori che hanno eseguito e sul loro personale. Concludiamo che sia un lavoro web professionale, responsive, resizing, cioè adattabile non solo alle grandezze dei dispositivi mobili, ma al restringimento del tool di analisi web, quindi al restringimento di diverse tipologie di grandezze. Un lavoro comunque professionale alla quale viene imputato un web design di stile, un inserimento di fotografie professionali, un lavoro che è degno di nota, firmato web da Langa Studios.